un po' la prua verso la rotta giusta. L'ultima volta che è scesa in acqua a Catania era il 4 dicembre, nella decima, perché poi è stata rinviata a Catania quinto dell'undicesima giornata. Tra l'altro stava per fare il colpaccio a Trieste. Ha perso 11-9, subendo una rimonta clamorosa di Trieste. Era a vantaggio 7-1 Catania e poi 9-4 a metà gara. E poi c'è stato il crollo. Ne parlavamo anche a microfoni spenti con qualche ragazzo di Catania. E dice sì, vero, Trieste è forte, sono molto forti, più forti di noi se vogliamo. Però la partita ce l'avevamo in mano e ce la siamo fatta strappare così, forse credendoci un po' troppo, esattamente quello che dicevi tu, un minimo di appagamento forse è arrivato, però una formazione, quella di Catania, che è in grado di fare punti con tutti. Sì, anche perché è ben organizzata, sia in fase difensiva, anche appunto in attacco, con sicuramente Torrisi e La Rosa, che possono essere quelli, diciamo, gli stoccatori della formazione di Catania, quindi certamente da questo lato, almeno dal lato ospite, dal invece lato interno. E li vediamo qua i ragazzi nel cerchio con De Michelis al centro, il portiere, capitano 22enne nel giro della nazionale maggiore. Sì, tanti giovani, giovani interessanti, lo stesso Tafuro appunto proprio ai nostri microfoni pochi minuti or sono ci ha detto di essere contento di allenare questi ragazzi, ragazzi di prospettiva, ragazzi di belle speranze, che poi arrivano a un certo livello e poi per sollevare ancora un po' di più l'asticella e per mettere quei mattoncini in più c'è bisogno davvero di tanto lavoro, di tanto sacrificio, tanta passione, perché poi si va appunto a parlare di dettagli che sono sempre quelli a fare la differenza. E certo, a livello giovanile a Roma lo ricordiamo sempre, 4 secondi posti nelle ultime 4 stagioni. Negli ultimi 5 campionati giovanili sempre almeno un podio tra gli under 20 e gli under 16, insomma è sinonimo di qualità, qualità che piano piano è arrivata alla massima serie, tanto è vero che la rosa è stata ulteriormente ringiovanita, hanno piano piano allontanato i più anziani per dare spazio a questa che è davvero la meglio gioventù della pallanuoto italiana. 4 sono nel giro della nazionale giovanile o nazionale assoluta. Tra l'altro segnaliamo che Tommaso Baginecchi è stato convocato anche nella nazionale giovanile, è il secondo portiere di Catania. Pronti, via, prima palla conquistata da Roma, lo scatto al centro con Catania che si va a chiudere in posizioni centrali in una zona M che mette al tiro, costringe al tiro Faraglia, Francesco Faraglia, il più grande dei due fratelli. Tiro da posizione centrale, 3, rimbalzo laterale, Caruso osserva il pallone andare via. E poi è ancora con la palla in mano perché Roma è andata in pressing. Solo adesso riceve Banicevic. E senza Kačar la formazione di Catania. Nicola Eskert è andato subito a prendere posizione al centro. Privitero al tiro. È lui il bomber di questa squadra. Va a segnare il 25esimo gol di questa stagione. Lui che è quarto in classifica canonieri del massimo campionato. Privitero. E parlavamo sì di Torrisi e La Rosa. Dimenticavo ovviamente anche Alessio Privitera. Sono davvero loro tre. Qui un braccio sbagliato a mio avviso sì, da parte infatti la di palla va Francesco proprio Faraglia, sì, che tira sul braccio destro invece del sinistro per garantire l'angolo corto a De Michelis. Quando non la vedi partire per il portiere diventa davvero difficile, soprattutto dal cosiddetto lato cattivo, ovvero dalla destra dello schieramento d'attacco. Palla adesso all'attacco della Roma con De Robertis, poi la palla è per Ciotti sul perimetro, la dà al centro, ma c'è davvero poco spazio per giocare una palla pericolosa. Infatti arriva immediatamente su spione l'aiuto esterno. Un'altra azione in cui Roma fatica in attacco, d'altronde qui non scoppiamo l'acqua calda. È il peggior attacco di tutta la Serie A, quello della Roma. Fondamentale per la formazione romana, dunque tenere basso il punteggio. Ha segnato 74 gol in 11 partite. Catania, per capirci, ne ha fatti 87 in 10 giocate. Privitera con la palla, poi la butta un po' via, ma ormai era terminato il possesso offensivo. Aveva provato Giorgio La Rosa a buttarsi dentro, poi Roma che prova ad aprirsi in contropiede. Spione va a prendere posizione 2 metri, arrivano a rimorchio Tartaro e De Robertis, ma vengono chiusi. Poi palla va proprio a De Robertis che apre dall'altra parte per una conclusione di Kalic, la new entry, l'unica new entry della formazione capitolina, il croato che arriva dal campionato francese da Reims, 27enne. Tutti gli altri sono baby, perché parliamo di 18-22 anni al massimo.
a parte la calotta numero 10 che è andata al tiro. Calotta numero 10 di Catania, Privitera, zona M di Roma che la adotta spesso. C'è un'entrata, un verticale ad aprirla di Banicevic, poi la palla va a Catania, dall'altra parte ancora per la Rosa che va al tiro proprio sullo scadere della sirena. De Michelis molto attento, punto di forza della formazione capitolina, è sicuramente questo portiere capace di parare 4 rigori nella match contro l'Orecco, record assoluto. Vedete, dopo un po' di pressing si chiude subito Catania in una zona molto stretta, zona M da una parte e dall'altra, soprattutto quando attacca la Roma, perché da quel lato lo sappiamo che il Foro Italico è leggermente più bassa l'acqua, attenzione adesso la possibilità per poter andare al tiro e lo fa in maniera vincente. Nero Bertis che riceve palla, un assist molto ravvicinato di Tartaro. De Robertis riesce a impugnare e a girare in porta con violenza da pochi metri, non può fare nulla qui il portiere Enrico Caruso del Catania. 1-1. Proprio tenta De Robertis con questa entrata a rompere la zona M, bravo ad anticipare Catania che stava andando sul pallone a girarsi nella rotazione, prende subito la verticale e quindi riesce a essere attivo con le gambe, una bella diagonale molto ravvicinata, nulla da fare per Caruso ed è il pareggio, tutte e due gol in parità numerica. La Rosa con il pallone apre dall'altra parte per Andrea Tringali, il 35enne scarica indietro, si è già chiusa a M la formazione romana, vedete due esterni che saltano tra tre attaccanti, c'è stata l'entrata, poi si va a ricomporre lo schieramento, scalano anche i difensori, poi la palla, c'è l'ottimo anticipo di Faraglia al centro, avete visto come si è alzato e allungato il braccio senza toccare troppo il giocatore offensivo di Catania, sporcando così la palla che è stata recuperata dai compagni che adesso la portano oltre la metà campo, la chiama Faraglia, eccolo qui Francesco ventenne, la dà al centro subito, aveva già visto lo spazio per servire Spione che guadagna un fallo semplice, glielo va a battere Tartaro, poi scarica la palla di nuovo al centro, un doppio centro che produce effetto perché Matteo Spione guadagna la superiorità numerica, è la prima di questo match, se la gioca così la formazione di casa con una circolazione sul perimetro De Robertis, poi ancora fuori la palla finisce a Faraglia, uno dei migliori tiratori, infatti avevano cercato proprio la sua conclusione, traversa alta sulla conclusione che viene controllata da Caruso, eccolo qui Faraglia, Francesco, il fratello ha 2 anni di meno, si chiama Pietro, alla calotta numero 5. Palleggi che non riescono a far spostare notevolmente la difesa della Noto Catania. Ora il pallone cade al centro da molto distante, Eskert lo impugna e non riesce a girarsi, buona azione difensiva di Faraglia, dicevo nella superiorità numerica la prima, dove anche i passaggi da posizione in posizione non viene saltata una coppia come si dice in gergo, quindi il tiro con una difesa piazzata da parte di Catania, attenzione qui, gran gol da parte di Spione, bravissimo Spione perché hanno lasciato il vantaggio gli arbitri e giustamente lui ne ha approfittato, per un attimo sembrava potesse esserci anche l'assegnazione del tiro di rigore perché si era girato e attaccava la porta, Privitera da dietro, però è stato bravo e qua lo rivediamo, ha sempre le braccia alte Privitera, quindi giusta la decisione. Ma è giusta la decisione di ovviamente della Ferrari, ma sì, per due motivi, oltre a quello che dici tu, il secondo è perché devi lasciare giocare vantaggio, sì. nel vantaggio, diversamente appunto non sarebbe riuscito a fare un bel gol come quello di Spione, quindi brava Alessia Ferrari nell'aver concesso il vantaggio, come dicevi tu giustamente, al centrobo della Roma. Sì, rivedendolo, decisamente perfetta qui Ferrari nella sua interpretazione. Per un attimo avevo avuto il dubbio ci fosse stata una minima trattenuta. Sempre zona M di Roma, la rompe con un'entrata e poi la palla va a Generini, che è arrivato da Firenze, va a servire molto bene Giorgio Torrisi per il gol del pareggio. Qui buona circolazione, buona lettura offensiva da parte di Catania, rompe la M e poi riesce a servire il centro, Torrisi in rovesciata. Ma non solo, anche l'ottima entrata da parte di Russo che taglia la vasca, lo vediamo qui dopo aver finito praticamente l'intervento e a creare lo spazio perché se lo va a trovare ovviamente Torrisi spostandosi sul secondo palo, lo vediamo proprio da qui, pallone perfetto e c'è il ritardo da parte del marcatore.
Serra era un po' perso, avrebbe dovuto salire, prendere la spalla destra, mettersi col braccio in anticipo per evitare proprio il passaggio così comodo. Ha ragione, quell'entrata di Russo ha messo in grande difficoltà la difesa di Roma. L'occupazione degli spazi, sì, come dicevamo spesso. Questa è la palla a nuoto, quindi un fallo semplice col doppio centro da parte di Kalic, che deve però uscire fuori dai due metri. Questa, esatto, è l'indicazione di Pinato. Giustamente l'arbitro, una coppia ligure, Pinato-Ferrari, designata per questo caldissimo match. Palla a Faraglia che va al tiro, la chiamata a gran voce con la palla, sta su di gambe, la impugna e la scaraventa nel lungo Francesco Faraglia, ancora vantaggio Roma. Pallone che cade al centro, addirittura poteva essere servito, che era completamente libero, Tartaro in posizione 1, vediamo invece che viene servito all'esterno, vedete Torrisi che va verso Tartaro, leggermente non ben posizionato qui Caruso, che era troppo probabilmente alla propria sinistra e lascia questa lunga diagonale. A ciò si aggiunga che Faraglia prende addirittura palo gol, ora bello l'intervento, sì, difensivo, espulsione guadagnata del giovane Ballarini. Sì, è un 19enne che può andare fino in porta perché ha battuto, sì, viene lasciato libero in posizione 1 il giocatore, qui è Faraglia che però è stato precipitoso perché arrivava in posizione centrale Tartaro completamente tutto solo. Libero e dal 3 contro 2 da una parte si sposta, 3 contro 2 dall'altra parte con Privitera. Privitera con calma va a prendere la sua posizione, poi viene attaccato, tiene la palla in mano, quindi tutto buono. Torrisi ancora recupera una palla d'oro e la scaraventa in porta, mentre Privitera dà indicazioni al suo compagno, a Generini, dice che doveva proseguire il movimento per aprire ulteriormente la difesa della Roma. Comunque, a mio avviso l'errore di Privitera è di andare troppo verso il portiere, doveva tirarsi un po' fuori, non andare troppo nell'imbuto, doveva anche a chiudere, vedete, qua arriva troppo a tu per tu con il portiere e facilita anche l'intervento difensivo del 3 contro 2, quindi dello scalare della posizione della Roma in prima linea. È fortunata qui la Noto Catania perché il pallone va a finire in una posizione dove fa e compie una bella torsione qui Giorgio Torrisi, che griffa la sua doppietta, ma soprattutto il pareggio di un primo tempo direi divertente e anche abbastanza intenso. Sì, è anche ben giocato. L'errore però, quello di prima di Faraglia, costa caro. Qua Tartaro se lo riprende con gli interessi, il napoletano, scuola Canottieri Napoli, padre è campione d'Italia con la Canottieri Napoli 1990, va a trovare un bellissimo gol da posizione 1. Viene lasciato tanto qui Tartaro, che è bravo a mettersi in posizione ad avanzare di gambe e poi un no look senza guardare il portiere, tira sopra la testa di Enrico Caruso che non riesce a chiudere proprio quell'angolo. Gol di Andrea Tartaro che ridà nuovamente il vantaggio della Roma, che è stata sempre in vantaggio ad eccezione del gol che ha rotto il ghiaccio, quello di Privitera dell'1-0. Sì, De Roberto e spione Faraglia, Francesco Tartaro per i gol della Roma. Privitera è doppietta di Torrisi, adesso riceve un fallo grave la rosa, una manata in faccia colpito da De Robertis che sta guadagnando il pozzetto, è stato allontanato dal gioco per 20 secondi. Mano in faccia, probabilmente un dito nell'occhio, sì, sul verticale dove ha trovato subito poi il passaggio qui la rosa, la mano in faccia e l'espulsione. Adesso si sta sincerando, non c'è bisogno dei 3 minuti, questo dice Alessia Ferrari, che è pronta a scudellare il pallone a, sì, Torrisi. E infatti è così, Torrisi, la rosa, la palla dall'altra parte dove c'è Samuele Catania, poi in posizione centrale Tringali, ancora per la rosa. Catania è lui che apre il gioco, poi lo fa bene per la conclusione al volo di un ispiratissimo Giorgio Torrisi che sigla la sua tripletta per il 4-4. In posizione 4 per Giorgio Torrisi che si apre, mancavano anche pochi secondi al termine, nuovo pareggio del primo gol in superiorità numerica, vedete il passaggio, qui non riesce a garantire l'angolo corto, era in nuotata Francesco Faraglia, può toccare Francesco De Michelis ma proprio va a finire il pallone dietro al suo braccio lo e proprio involontariamente con l'avambraccio lo va a spingere in porta, sì.
E quindi gol in superiorità numerica, primo giustamente del match. Sono tre i falli gravi per ora assegnati dalla coppia arbitrale, due a favore della squadra di casa, 100% invece per Catania. Faraglia, poi De Robertis, attenzione, rischiate di commettere fallo offensivo. Poi la palla arriva a Ciotti, palla allargata al croato Kalic. C'è il pressing con mani molto addosso da parte di Catania, che costa l'espulsione del numero 12 Samuele Catania. Va nel pozzetto, mancano 14 secondi, praticamente allineati i due conteggi temporali. Faraglia, le finte, poi apre il gioco per la conclusione ancora di Tartaro, che va a siglare il 5-4 a 3 secondi e mezzo dalla fine del primo tempo. Ancora vantaggio Roma, una Roma che non molla, doppietta finale proprio del ex napoletano Tartaro. Questa volta ecco c'è il salto della coppia con Tartaro che è bravo ad aprirsi ed a sbracciare, trovare un gol tra il braccio del difensore e quello del portiere, sempre un punto nevralgico, rimanendo molto alto di gambe. E in conclusione quindi del primo tempo, che si conclude con un minimo vantaggio con le gol in superiorità numerica 1-3, questo è il dato per la formazione capitolina, mentre al 100% una sola occasione avuto dalla squadra catanese, che è nata a bersaglio in un primo tempo giocato in maniera speculare, un po' di pressing, poi molta zona M sia da una parte che dall'altra, con buone conclusioni in un primi 8 minuti. Bisognerà vedere quanta lucidità poi sapranno conservare le due formazioni di qui alla conclusione del match. Sì, intanto segnaliamo tantissimi gol, 9 in questo primo parziale, con belle giocate, con una buona palla a nuoto. Abbiamo detto che i punti in palio sono pesantissimi in chiave salvezza. In ultima posizione c'è la Lazio, che ha un solo punto, poi penultima, partendo proprio risalendo la classifica dal basso, è la formazione di Tafuro, la Roma che ne ha 4, e terz'ultima è Catania che ha 7 punti. Milano e quinto hanno 9 punti e sono, diciamo, fuori dalla zona retrocessione attuale. L'ultima va giù direttamente. Penultima e terz'ultima, se sono comprese in 9 punti, ci giocano il play-out. In questo momento sarebbero proprio Catania e Roma. Intanto qui la regia ci mostra gli highlights di questo primo tempo di gioco. I precedenti ci riportano alla stagione 2018-2019 tra queste due formazioni, con la vittoria di Roma in entrambe le partite. Catania poi retrocesse, mentre Roma, che era appena salita in Serie A, ottenne quel bellissimo 6° posto che l'ha portata direttamente anche alla Final Six, che quell'anno si giocò a Trieste. Allenatore era Roberto Gatto in quella bellissima stagione. 5-4 sta per rincominciare il secondo tempo di gioco, sta per ricominciare il match, partita tiratissima. Vediamo questi altri 8 minuti che cosa ci diranno di questo match. Match che comunque si conferma interessante, vibrante, vivo, tra due formazioni giovani che hanno grandi ambizioni. La Roma è sicuramente la rosa più giovane di tutta la massima serie, è la sua 4ª stagione di fila in Serie 1. Catania è neopromossa dopo la retrocessione 2018-2019, sospensione del torneo per Covid, poi si è ripreso a giocare in Serie A nella scorsa stagione. Privitera con il pallone, conquistato ancora una volta dai suoi compagni, lo serve a Russo, che aspetta il piazzamento di Eskert, che fatica a prendere posizione con la marcatura di Ciotti. Allora la rosa sull'entrata proprio di Russo, palla che però è troppo lunga, ingiocabile, ingestibile per l'entrata, altrimenti sì, sarebbe stato diverso. Era molto interessante, ancora un bel verticale del giovane Russo, che trova prende il tempo, va dietro l'avversario e guadagna quel metro e mezzo, metro di vantaggio, però il pallone non è preciso, giustamente non interviene la coppia arbitrale. C'è Banicevic in marcatura su Matteo Spione, lo marca davanti, Spione allora lo porta più lontano che può dalla porta per guadagnare questo spazio che è vitale per il centroboa, che ancora una volta è rapidissimo a prendere il rimbalzo. Ottima azione di Spione, prima conclusione con Caruso che si salva con l'aiuto del palo, e poi il tap in velocissimo di Matteo Spione che sigla la sua doppietta.
E qui Banicevic fa bene andare in anticipo, però nel momento in cui un centroboa ti porta sui 3-4 metri devi tornare indietro, devi spingere da una parte, recuperare le gambe e metterti a spingere per lasciarlo in quella posizione. Diversamente, lavorando il pallone come ha fatto in maniera egregia la Roma, fa arrivare il pallone nelle mani di Spione, che poi è bravo nel tap-in, invece era stato altrettanto bravo però Caruso a chiudergli la prima conclusione. Palla ancora per Russo, adesso sotto di due Catania. Per Vitera, si sono chiusi non proprio nella zona M di prima quelli della Roma, adesso vanno nella posizione centrale. Qua c'è l'ottimo lavoro difensivo di Kalic, che va a sfiorare questo pallone che viene assegnato da Pinato al Catania. Mancano 3 secondi però, per un tocco volontario. Può tirare direttamente, infatti ci prova, lo sapeva perfettamente anche Francesco Faraglia. No, qui è palla nera, perché è stata la conclusione, cioè sei nuovi 20 secondi di possesso per certo, la squadra dopo di il tiro. Catania, dopo che appunto ha provato a tirare la rosa, è stata la respinta da parte di Francesco Faraglia, quindi rimane in attacco la formazione etnea. Sono 10 secondi ora ancora per la formazione catanese. Qui attenzione, la mano in testa a Eskert, alla fine guadagna un fallo e può essere alzo e tiro. Lo sa perfettamente Francesco De Michelis, il vice campione d'Europa Under 19 del 2016 e bronzo mondiale nel 2019. Controlla questa conclusione, parliamo sempre di livello giovanile, bronzo mondiale Under 20 nel 2019. Punto di forza della Roma, anche portiere dal futuro già prenotato. De Robertis va al tiro, il gol non è valido, c'è stata un'infrazione, sì, fallosa. Un fallo in attacco nell'andare col doppio centro da parte di Kalic, sanzionato subito dall'S Ferrari anche prima della conclusione poi diventata vincente da parte di De Robertis. E quindi riapre il gioco, la palla è Andrea Tringali, lui è un ex Ortigia. Palla alla rosa, anche lui ha giocato nell'Ortigia, anche l'esperienza in Ungheria al Debrecen. Intanto fallo grave di Kalis al centro su Esker, che sta lavorando molto ai 2 metri. L'assenza di Cacciar ovviamente pesa in questo senso per Catania. Previtera chiama 5, il palmo aperto della mano, la palla poi va a Tringali, alla rosa, le sue finte, una conclusione che lascia fermo De Michelis. Catania si riporta a meno 1. Con una piccola rotazione andando dalla parte destra alla sinistra dell'attacco, soprattutto dove non c'è il mancino, quindi è necessaria fare questa rotazione. Vedete, 1, 2, 3 finte, prende quello spazio vitale per andare ad aggirare il braccio del centrale difensivo. Qui davvero non può davvero nulla Francesco De Michelis, la bravura di La Rosa, che avevamo detto appunto in apertura, uno di quei giocatori preziosi nello scacchiere di Peppe Dato. Tornato nel 2020-2021, si era fermato nella sua attività agonistica, pur giovane, a 28 anni La Rosa. Qua ha dimostrato tutta la sua capacità tecnica e tattica individuale. Intanto pressing di Catania, abbiamo visto lo sta usando, poi si chiude a zona. Sì. De Robertis, poi la palla va laterale, ma doppio centro, viene servito, guadagna un fallo semplice, ancora pochi secondi di gioco per la Roma, c'è Faraglia che chiama inutilmente il pallone, niente, ignorato dai compagni, si incaponisce in questo tiro, poi chiede ragioni al suo giovane compagno di squadra che dice: non t'ho visto, ipnotizzato dall'azione e dallo stress probabilmente del gioco. Era il fratello, tra l'altro, Pietro. La Rosa riporta avanti oltre la metà campo Catania, sotto di un gol, era sotto di due all'inizio del tempo. Ancora La Rosa, un po' di spazio in posizione 2, scarica Privitera che va al tiro. Ha schierato Privitera in posizione 1, La Rosa in 2 sul lato così cattivo. Ma c'è molto attento De Michelis, che si aspettava una conclusione di questo genere.
e come l'anticipata, come deve fare il portiere soprattutto in conclusione di questo genere, col tiro a rimbalzo sull'acqua. Ora Spione che va a guadagnare l'espulsione con l'indicazione dei quattro tempi, come si dice in gergo, prima della rimessa in gioco comandata da Pinato. Voleva batterla velocemente Roma, fermato immediatamente, fischio, indicazione numero. Del giocatore, numero, tanto Faraglia va un po' a forzare la conclusione, ormai si era andato a chiudere nell'imbuto della difesa e quindi il quarto uomo in più non ha esito positivo per Roma, resta 1 su 4, 25% contro il 100% di Catania, 2 su 2 dall'altra parte. Catania che è sempre sotto di uno, gioca il pallone proprio con Catania che serve Russo, che si fa attaccare, poi scarica Generini che va alla conclusione, non riesce a superare però sul palo di competenza ed è difficile, De Michelis che ha chiuso molto bene lo spazio della piccolo porta. Piccolo svarione difensivo da parte della Roma Nuoto perché salta dalla prima in seconda linea per andare ad attaccare Russo e lasciando appunto la conclusione Generini che avrebbe potuto fare anche molto meglio mantenendo maggiore altezza con le gambe più finte, invece un tiro quasi immediato in cui De Michelis interviene. Sono messi un po' in mezzo a saltare quelli del Catania sul perimetro, hanno costretto Roma ad andare a una conclusione laterale che infatti non è per niente pericolosa. Ora rischia, ha tirato Tartaro, rischia il contropiede, proprio Tartaro è rimasto molto indietro. Dice Previtera che potrebbe essere servito, eccolo qui, vediamo. Palla perfetta, ma niente, perso un po' il tempo di gioco. No, c'è anche davanti a lui Ferlito che gli evita, ovviamente gli crea un intoppo. Quando in situazioni di questo genere, quando viene a rimorchio un giocatore, bisogna assolutamente pulire lo spazio. Ora intanto dalla parte opposta fallo, c'è il fallo, fallo in attacco, sì, di Spione. Sì, precedenza era stato Torrisi a commettere fallo su quell'azione che stavi raccontando. 3, adesso vediamo. C'è Catania che con Generini potrebbe andare ad approfittare. Palla che arriva, Generini aspetta perché la difesa si è piazzata. Poi sta arrivando Russo, sempre velocissimo, in posizione 4, mano buona. Alzo, finta di tiro, palla dentro a Torrisi, palla in mano, ottimo lavoro di Faraglia qua nel raddoppio esterno, i due fratelli Faraglia in sandwich su Giorgio Torrisi, gli rubano il pallone, tutto regolare. Lettura in anticipo di Francesco Faraglia che bravo anche nello sdraiarsi sull'acqua e poi con un colpo di gambe andare subito a raddoppiare e impossessarsi della sfera. Ancora una situazione di espulsione. Piccolo vantaggio. Attenzione. C'è espulsione, il numero 8 è espulso ed è Ferlito. Poi Privitera ha tentato con una furbizia di rubare il pallone all'avversario rischiando un'ulteriore espulsione. Faraglia va a giocare, apre per Tartaro. Qua l'attacco di Catania molto deciso sui portatori di palla della Roma, li ha costretti all'errore, hanno difeso bene quelli di Catania. Non c'era più il tempo, l'aveva perso Tartaro nel dare il pallone a Spione, si è incaponito nel dare la sfera al proprio centro che era sul palo, che era anche uscito forse troppo in diagonale, quindi ha meglio la difesa di Catania. Qua si è ridotto il numero dei gol improvvisamente dopo quei 9 iniziali, qui abbiamo avuto solo 2 gol nel secondo tempo di gioco, manca un minuto e rotti alla fine di questo tempo. Con Catania sempre all'inseguimento, 6-5, De Michelis con calma ai compagni perché c'è sempre pressing iniziale. Attenzione con Matteo Ciotti che riapre per Pietro Faraglia, Francesco Faraglia, la M difensiva di Catania rotta con un primo movimento, poi la palla va dall'altra parte per la conclusione al volo su cui se la cava Caruso, ha tirato De Robertis, Caruso para e ci sono 32 secondi di possesso per chiudere questo primo tempo di gioco, questo secondo tempo di gioco. Quindi Catania ha la palla per andare a trovare un gol del pareggio, però molto trascorre con la palla nelle mani del portiere. Privitera la butta dentro, è 2 metri, giusto, giustissimo. Tra l'altro molto bello l'aggancio di Catania e anche quella piroetta per liberarsi, ma tutto gioco fermo e quindi gol annullato. Roma che a pochi secondi dalla fine del tempo tiene la palla lontano, poi Spione prova addirittura una rovesciata da metà campo, non può avere esito, quindi
È un 1-1 di parziale, 6-5 alla fine del secondo tempo di gioco, con le squadre che possono invertire la posizione in acqua. Avete visto la pacca amichevole tra Beppe Dato e Massimo Tafuro, i due allenatori di questa sfida. L'abbiamo sentiti anche prima ai nostri microfoni affrontare con grande sportività e con voglia assoluta di vincere questa partita, Francesco, una partita che abbiamo detto mette in palio molto, quasi un anticipo di play-out per entrambe le formazioni. Chi vince qua fa un bel passo in avanti, Catania si toglierebbe davvero da una situazione difficile, Roma ritornerebbe a giocare invece per un campionato più tranquillo. Direi che questo secondo tempo hanno rallentato, come era normale che fosse, le due formazioni, in quanto davvero il primo tempo era stato giocato di gran carriera da tutte e due le formazioni in acqua, un 1-1 dove c'era stato anche il primo doppio vantaggio da parte di Roma, il primo e unico doppio vantaggio del 6-4 con Spione in apertura, poi il gol del 6-5 da parte di La Rosa. Stiamo tanto rivedendo, questo è il doppio vantaggio, il 6-4, sono le due formazioni che hanno iniziato ad essere maggiormente meno lucide, quindi anche le ripartenze direi non così diciamo scoppiettanti e reattive come sono state nei primi 8 minuti di gioco. E ora entriamo probabilmente nella fase calda, nel terzo tempo, quello che spesso di linea indirizza le partite e quindi l'esito poi finale dei match, dove Roma deve cercare di trovare probabilmente una maggiore lucidità soprattutto sotto porta, e Catania che spesso e volentieri non ha un semicerchio omogeneo, spesso non riesce a posizionarsi davanti la porta appunto difesa da De Michelis, e soprattutto deve affidarsi anche a queste belle verticali, queste grandi entrate a pulire lo spazio per poter servire Torrisi, che nel primo tempo è stato devastante, nel secondo tempo invece hanno preso le misure i difensori della Roma. Sì, è vero, pronti allo scatto con la calotta numero 3 è Jacopo Di Santo, dall'altra parte è Tringali che gli contenderà questo primo pallone al centro. Tringali vince anche con un buon margine questo scatto al centro, palla a Privitera in posizione centrale, le bomber del Nuoto Catania, dalla palla alla Rosa in posizione 2 di ancora per Privitera, quindi tengono la palla nelle zone centrali. Intanto la schiuma al centro di Eskert che prova a prendere posizione a 2 metri. Allora si sono chiusi AM quelli della Roma quando mancano 5 secondi di possesso. La Rosa, Privitera, avrà il tiro lui, tiro che viene murato da Faraglia, chiude la diagonale di competenza perfettamente. Attenzione al lancio di Michelis che è perfetto per De Robertis, bravo a togliere quel pallone che sennò sì, rischiava di perderlo. Sì. Direttamente sul pallone, poi l'ha recuperato De Michelis e l'ha dato sul perimetro all'esterno proprio per evitare di perderlo. C'è posizionato al centro con la calotta numero 8 Ballarini. La conclusione arriva da fuori di Faraglia per il gol del 7-5, segna ancora lui, Francesco Faraglia, doppietta per lui. Troppo spazio per Francesco Faraglia nell'andare ad avanzare di gambe, fare un paio di belle finte e poi girare il polso nella parte finale, vediamo, va a prendersi lo spazio e poi non c'è neanche il braccio alzato né di Eskert né tantomeno quello di Banicevic, che avrebbero potuto dare una mano al portiere sì. Caruso. Quanto mai corretto, proprio una mano, un braccio proprio al loro portiere, chiudere un angolo di porta, invece non c'è. Bravissimo però Francesco Faraglia, si conferma vice campione italiano under 17 nel 2017, secondo anche al campionato under 20 del 2018. Tanti titoli, tante medaglie a livello giovanile per Francesco. Intanto Privitera va al tiro, su cui se la cava ancora una volta De Michelis anche con l'aiuto del palo.
Ancora palla per Privitera, c'è il solito verticale ad aprire la difesa, guadagna l'espulsione, va fuori Faraglia, Francesco Faraglia, che fa anche molto il difensore. C'è stata una verticale di Eskert che ha guadagnato questa espulsione. È la terza per Catania e sono tre i gol in questo fondamentale. Qui segna Generini, 3 su 3. Che dal palo riesce ad aprirsi, ecco, quel tanto che basta. Spesso, talvolta, i giocatori su quelle posizioni così tipalisti si aprono troppo e vanno a trovare magari il giocatore opposto. Qui invece è bravo nell'aprirsi poco e di far evidenziare il vantaggio che c'è. Eccolo qua, il piccolo movimento, si bene anche, mette bene anche con le gambe per assorbire e non, quindi per evitare anche l'intervento del giocatore esterno. Eh sì, hai spiegato perfettamente, poi le immagini arrivavano a raccontare quello che tu dicevi. Gambe dietro, bello appoggio, è uscito un po' in retromarcia, quel mezzo metro che è bastato per avere lo spazio necessario per andare al tiro. Attenzione adesso a Kalic, la palla va dall'altra parte sulla zona M di Catania, a Faraglia, poi a Tartaro che si butta dentro, ma è molto chiuso da lì. Infatti la sua conclusione è traversa e poi esterna, con la palla che però rimbalza e ricade in acqua. Quindi verrà giocata da Caruso da lì, se la prende comoda l'esperto portiere cosentino, tutto tempo guadagnato dai suoi compagni per che vanno a schierarsi. Che adesso sì, dura 25 secondi, quindi assolutamente sì, c'è un piccolo vantaggio in prima linea. Non hanno forzato, poi la palla a Tringali non può fare alzo e tiro perché dentro i 6 metri. Ferlito il mancino, poi lo scarico per la Rosa che chiede la chiusura perché vuole andare lui al tiro. Poi è bravo a riprendere, è anche fortunato a riprendere il rimbalzo, quindi una ancora 20 secondi di possesso palla per Catania. Generini, autore del gol del meno 1, 7-6 poco fa. Poi la preparazione sulla mano buona, 5 secondi al tiro con l'ottimo movimento ancora una volta di La Rosa. Si è tuffato dentro, poi chiede anche la trattenuta prima, ma intanto poi si è liberato, è andato a segnare gol del 7 pari, Giorgio La Rosa. Sì, ottimo anche il passaggio che gli viene servito, lo rivediamo adesso da parte di Catania che stava per andare a tirare in porta, se lo dimentica completamente Banicevic, Kalic, chiedo scusa, vedete come riesce a mettersi davanti La Rosa, a prendere quel metro di vantaggio, ma non puoi dare l'interno all'avversario. Sì, ovviamente questo è quello che spesso e volentieri sentiamo dire a tutti gli allenatori. Sì, a che parte siedono ovviamente i panchini, sì, panchina, a parte l'allenatore del Giappone, stavo per dire che invece lì, chiama, lì c'è una difesa diversa. Sì, è chiaro. Qui però errore, sì, elementare, sottolineato perfettamente. Si chiude a zona immediatamente Catania, la zona M che ormai vediamo spesso, De Robertis, poi per la conclusione di Ciotti, traversa e salvataggio, poi c'è l'espulsione proprio dello stesso Ciotti su Ferlito e c'è il contropiede, La Rosa va al tiro, una conclusione fortissima sopra la spalla di De Michelis. E adesso Catania va avanti 8-7. Ed era una situazione di superiorità numerica, sì, questa, perché era stato espulso proprio in fase difensiva dopo la conclusione Matteo Ciotti, che era in superiorità numerica, non voleva dare il pallone. Caruso, un piccolo siparietto con Peppe Torrisi che raccontiamo, invitava invece il tecnico a dare il pallone a Caruso alla Rosa che si ferma e tira, sì, perché sopra la erano testa. In parità di là, eh? Erano in parità, però c'era un leggero, sì, vantaggio da parte di La Rosa che lo ha sfruttato fino in fondo, andando a ribaltare il risultato dal 7-5, un parziale di 3-0, sì, per il Nuoto Catania. Generini, poi la doppietta di La Rosa, Catania adesso avanti 8-7, una partita vibrante, bellissima, aperta, accesa. Faraglia, ancora la sua conclusione, non look, guarda a sinistra, poi spara a rimbalzo sul primo palo e buca ancora una volta Caruso. 8-8, ancora gol di Faraglia, il terzo. Si sdraia sul pelo dell'acqua Catania, carottina numero 12 della formazione ospite, perché lascia troppo spazio, guardate, e anche non a specchio, quindi non garantisce assolutamente l'angolo corto. Pallone va a finire proprio in quella posizione dove Caruso non lo vede partire. Lo abbiamo detto quanto è micidiale questa conclusione, diventa davvero imparabile per i portieri.
Privitera apre il gioco sul solito mobilissimo Russo, in posizione 1 ancora per Privitera, poi si va per La Rosa. Privitera, attenzione al suo braccio, La Rosa, le finte, ancora Privitera, si allargano e poi una bella palla di Privitera, rigore dentro, rigore conquistato dal Generini, dall'ex Florenzia che si è buttato dentro col tempo giusto su questa entrata. Privitera, palla al bacio, bel rigore. Come era arrivato il possibile rigore nel primo tempo, non dato giustamente perché la palla non era nella disponibilità dei giocatori etnei, questa volta invece lo è e c'è il rigore che viene correttamente sanzionato da Alessia Ferrari. Privitera dalla linea dei 5 metri, pararigori De Michelis, ancora una volta si conferma come uno dei migliori specialisti in questo fondamentale. Ebbene sì, come aspetta fino in fondo per poi andare a saltare come un grillo. E ora in fase di ripiegamento è Torrisi, Giorgio Torrisi a fine del pozzetto. Faraglia chiama lo schema, palla a Ciotti, poi dietro De Robertis che si fa attaccare, scarica Tartaro, palla un po' pericolosa nel traffico. Ancora una volta un po' imprecisi mi sono parsi i giocatori della Roma nel gestire l'uomo in più, 1-6 il dato in questo fondamentale. Catania invece è sul 100%, 4-4. Punteggio in parità 8-8 al Foro Italico, manca 2 minuti e mezzo alla fine di questo terzo tempo di gioco. Catania con il pallone, poi prova una palomba che è destinata alla traversa, se ne accorge De Michelis che la controlla con lo sguardo, poi la riconquista. Adesso anche il ritmo è un po' calato e hanno nuotato tanto le due squadre. De Robertis con il pallone, poi i cambi sono anche pochi. Palla a Kalic, attenzione espulsione con palla lontana, è quella al centro guadagnata e time out da Boezzi, un altro giovane a cui viene dato molto spazio, 18enne Boezzi, è uno dei vice campioni d'Italia under 18 della Roma nel 2021, guadagna dunque il fallo grave del numero 11 Russo, superiorità numerica, time out chiamato da Tafuro e qua ci sta tutto, dopo anche l'ultimo uomo in più non perfetto. E dopo anche lo scampato pericolo del rigore, quindi situazione che poteva davvero prendere una piega o l'altra, e ora vuole far un attimo riposare, soprattutto dare delle indicazioni importanti. Qui è il rigore conquistato da Generini, sì. Azione da manuale, anche l'assist di Privitera al bacio, sì, e poi perfetto. È la parata da manuale di De Michelis. Eccola qua, ce la fa vedere subito la regia di Waterpolo Channel. Non guarda il portiere, però De Michelis è attentissimo, davvero il portiere pararigori. Eh sì, per eccellenza ormai è diventato. Eccolo qua, lo rivediamo come. Sì, va molto alto, con controllo del corpo fantastico, chiude bene la porta. Il tiro non era, se vogliamo, angolatissimo. No, era a mezza altezza, quello allora, sì. Faraglia, superiorità numerica che Faraglia prova a risolvere da solo, poi gli passa in testa il numero 12 Catania che commette fallo. Tante volte vediamo dare magari l'espulsione su questo gesto, ma qui Pinato è molto attento, vede tutta la dinamica e vede che è il catanese che va proprio a scavalcare Faraglia, e quindi c'è ancora una zona M, possesso di palla per Roma. Poco spazio lì al centro, 10 secondi però ci sono ancora tutti da giocare, doppio centro, quindi non c'è un pertugio. Faraglia, la palla Kalic che va con la palomba a giro, che controlla senza alcuna difficoltà Caruso. Ancora qui il portiere ex Posillipo e anche ex Ortigia, ha vinto una Coppa Len nel 2015 a Napoli, Caruso. Dato la palla a Generini, pressing di Roma che poi si stacca e va a raddoppiare con Calice, si va così a zona M anche perché è rimasto molto indietro Generini, arriva solo adesso sul perimetro quando mancano 5 secondi, concedono questo tiro alla Rosa, quelli della Roma, e poi c'è contropiede, però il lancio non è preciso ed è bravo Generini a rientrare,
ed è molto bravo anche Ciotti a rirubargli il pallone e mettersi di nuovo tra Generini e il portiere Caruso, toccato sul braccio ed è tiro di rigore. Possiamo rivedere, perché qua va apprezzato il dettaglio, perché se è Generini che lo tocca, Generini è rigore. Era arrivato, ha fatto fallo, è stato non lucido nel mettersi nuovamente davanti a Ciotti, che invece è bravo nel battere il pallone, scivolare, quindi riprendere nuovamente il vantaggio e rimettersi in una posizione di vantaggio. Il fallo è fuori dai 6 metri, quindi può andare tranquillamente verso la porta e poi guadagna il rigore. Non ha atteso l'uscita di Caruso, che era stato bravo nella lettura, però Generini tocca il braccio dell'avversario. Faraglial tira una cannonata all'incrocio, 9-8, segna ancora Faraglia e siamo a 4 gol per il più grande dei fratelli Faraglia in questo match così importante. 4 dei 9 gol della Roma segnati da questo fantastico giocatore. Guardare l'ennesimo vantaggio, il tiro di rigore ben conquistato dal compagno, non ha potuto fare nulla davvero Caruso. Si riparte con Catania, che ancora una volta deve inseguire. Catania era andata avanti con i 3 gol consecutivi in questo tempo, era avanti 8-7 dopo che era sotto 7-5, ora è di nuovo sotto 9-8 nel punteggio. L'ultimo possesso offensivo per Catania, zona M di Roma, rotta dall'entrata di Torrisi, poi la palla Privitera alla rosa, sono loro sul perimetro pronti a incaricarsi del tiro. Privitera sceglie invece di andare per via centrale, palla data, cercata di dare a Eskert, su cui arriva però il raddoppio aiuto esterno di Kalic, bravo a dare la palla di Michelis. Secondo me quell'aiuto esterno è irregolare, a mio avviso qui doveva esserci l'espulsione da parte della cavottina numero 10 bianca, perché è andato proprio sulle spalle, si è visto anche fuori il busto, è andato un po' a spingere e a trainare indietro l'avversario. Magari avremo modo di rivedere anche questo episodio. 3-3 il parziale e quindi 9-8 alla fine del terzo tempo di gioco, quando dunque mancano solo 8 minuti alla fine del match, questo match decisivo, determinante per la classifica nella zona bassa, tra l'altro in una giornata che è un po' bloccata. Una è stata anticipata a Recco Anzio, vinta dal Recco per 23 prima della trasferta di Champions del Recco, 2 rinviate, sono quinto Milano e Salerno Ortigia, sono rimaste solo 4 gare dunque in tabellone per questa giornata. Peppe Dato inquadrato, allenatore palermitano che però ormai è catanese d'adozione, più di una vita passata lì. Giocavamo contro i tempi proprio della nascita del noto Catania. Prima giocatore, sì, bandiera e poi allenatore. Ottimo difensore, insieme anche a Ciccio Scuteri, in quella formazione dove c'era anche Marco Palazzo, vero, un noto Catania di altri tempi. Eh sì, e di classifica anche importante, squadra sempre difficile da battere, anche per il grande Posillipo. Quando andavate voi del grande Posillipo, sì, bisognava vincerla la partita a Catania, non era facile. Non era assolutamente facile, ed è vero, è proprio così. E lui è un po' l'anima, un po' la continuità di quella formazione che adesso si trova sempre a raggiungere, o meglio a cercare di raggiungere appunto la Roma, dopo essere stata per 2 volte nel doppio vantaggio. 6-4 e 7-5, poi aver subito un parziale di 3-0 e ora aver rimesso di nuovo il naso davanti alla squadra del presidente appunto Torrisi, che deve cercare di recuperare adesso. Chi avrà più birra, chi avrà maggiore lucidità, soprattutto il Catania deve affidarsi secondo me a queste entrate repentine, a questi movimenti. Catania prende il pallone con grande scioltezza. No, allora fermano gli arbitri, Pinato si è accorto che il tabellone non funzionava, il tabellone generale del match, tempo fermo a 0 e quindi
non è partito il conteggio, quindi si sono fatti affidare il pallone ai due arbitri, però lo scatto al centro è stato vinto nettamente da Catania. Qui Tafuro, allenatore della Roma, lui è anche ex Lazio ma soprattutto al Manuoto, tecnico federale, coordinatore e tanti di nati delle nazionali giovanili proprio nell'Almanuoto. Una garanzia davvero nel lavoro con i più giovani, non a caso Roma si è affidata a lui per questa squadra di giovanissimi rampantissimi. Tanto però si è iniziato Previtera con il pallone, al centro c'è Eskert e poi il pallone rubato in fase difensiva. Sì, Catania molto indeciso nel momento, il giocatore che ottiene il numero 12, sì, Catania, il pallone sì, al centro. Samuele Catania. Esatto, che viene rubato da Boezzi che ora va ad occupare la posizione sui due metri. Eh sì, l'alternanza ai due metri tra Boezzi e Matteo Spione. Si chiude a M comunque Catania e allora l'entrata di Kalic, poi palla De Robertis che va a servire in posizione 4 in un tiro tutt'altro che irresistibile Ciotti. Ciotti che però subisce il fallo in ripartenza da parte di La Rosa, un fallo ingenuo perché ristabilisce il possesso di palla per Roma. È 30 secondi di possesso, non 20 dopo il sì fallo. Perché c'è un'inversione del possesso, cioè è entrato Catania, era entrato nel pieno possesso, quindi non più 20 ma 30, non è un'azione che continua. Faraglia, l'apertura per Kalic, il suo tiro, cerca di sorprendere sul primo palo Caruso, palla però che picchia proprio sull'esterno del palo, va fuori, e così il portiere 27enne calabrese che va a riaprire il gioco, lo fa per il numero 12, Catania, a metà campo, pressing a tutto campo di Roma adesso, chiamato da Tafuro, e poi vediamo se si vanno a chiudere in zona i romani. La palla infatti cade due metri dove c'era una, quasi una sovrapposizione tra Eskert e Torrisi, guadagna comunque la superiorità numerica di Kalic. Il time out chiesto da Peppe Dato a questo punto caldissimo del match, uomo in più del possibile 9-9. Sì, sembravano appunto darsi fastidio e pestarsi un po' i piedi i due centri, Torrisi e Eskert, però Eskert era leggermente più avanti, era sui 3,5 metri, l'altro invece era sui 2 metri, quindi riesce a difendere il pallone. Poi c'è la trattenuta continuata da parte del giocatore della Roma che finisce nel pozzetto, e quindi l'immediato intervento di Peppe Dato che spende anche lui il primo time out, quindi ancora ne avranno uno per parte in questi ultimi 6 minuti e 21 da giocare. Qua Tafuro, le indicazioni difensive sì, di Tafuro che già ha schierato nel classico 3-2, tre giocatori in prima linea e due sull'esterna, con il centrale difensivo che è De Robertis, che è fondamentale. Ricordiamo vero? Sempre che quella posizione è colei anche che comanda un po' e che deve vedere anche poi i movimenti dei giocatori esterni e andare di conseguenza su un palo o sull'altro. Partono un altrettanto classico 4-2 quelli di Catania, palla a Previtera, hanno già deciso di come aprire il gioco, c'è il mancino, c'è Ferlito nella posizione classica, quindi tutto a destra, riceve ora nel costo costo e poi Previtera che si è accentrato, tiene la palla in mano, si fa caricare, ancora Ferlito per La Rosa che va a servire Eskert sul palo, ed è proprio De Robertis che legge molto bene questa azione offensiva e va a stoppare Eskert e toglie il gol. È proprio così, è stata diciamo un po' lenta soprattutto nella parte finale nel far arrivare il pallone ad Eskert, però la reattività ecco del centrale che va con la mano ad impedire la conclusione di Eskert e quindi un possibile gol evitato. Eskert ora viene portato a 2 metri da parte di Spione, ancora 5 secondi, chiede la ritirata Francesco Faraglia sì, che deve buttare via il pallone davvero così per evitare appunto una eventuale ripartenza. Eh sì, qua due letture molto tattiche dei giovani giocatori di Tafuro, tanto bravo appunto a schierare col De Robertis al centro dell'ultimo uomo in meno, stato ripagato perfettamente. Vediamo com'è la gestione allora dei baby di Tafuro di questo ultimo tempo. Sono avanti 9-8, poco più di 5 minuti alla fine.
doppio centroboa da parte di Catania con Privitera che dà la palla al centro, un po' forzato il pallone perché c'era poco spazio, letto ancora una volta bene da chi? Da De Robertis in fase difensiva, che va anticipare. È salito in cattedra De Robertis in fase difensiva e ovviamente neanche a dirlo Francesco Faraglia che gestisce un po' il gioco offensivo, un po' il termometro. Ora De Robertis ha spazio e gol di De Robertis, che momento d'oro per lui, 10-8, eccolo qui, guardalo il ragazzino 21enne Michele De Robertis, va a segnare il 12° gol del suo campionato. Come va soprattutto a prendersi lo spazio, avanza quel tanto che basta per poi riprendere la verticale e trovare una lunga diagonale, il doppio vantaggio, il terzo della Roma Nuoto a 4.52, potrebbe anche essere quello che mette una seria ipoteca, ma nella Pallanuoto sappiamo che 4 minuti e 50 è lunga, lunga. 5 è davvero lunga. È lunga, lunga. Intanto 13esimo, mi correggo, di De Robertis, aveva segnato anche in apertura del match. Erano 11 prima di questo match, solo Francesco Faraglia con 21 prima di questi 4, quindi adesso quota 25, è miglior realizzatore nella formazione di Tafuro, che si è chiusa a zona M, rotta subito dal secondo centroboa, poi qua iniziativa di La Rosa. Che cosa ha fatto qui De Michelis? Straordinario. Davvero una parata da circoletto rosso, perché era dalla parte opposta, quasi a colpo sicuro. La Rosa vola e con il braccio destro evita un gol praticamente già fatto. Sì, davvero un salto, un controllo del corpo e della porta straordinarie da parte di De Michelis. Lasciano il perimetro i ragazzi di Tafuro, si fidano del loro portierone e fanno bene e portano a casa un altro minuto, perché adesso siamo a 4, siamo a metà dell'ultimo tempo. Roma avanti di 2. Palla per Tartaro, per Francesco Faraglia dall'altra parte. Intanto c'è Spione che va a prendere posizione al centro, è marcato da Privitera che è in anticipo su di lui, c'è poco spazio per ricevere il pallone. Faraglia prova allora a servire nel movimento di entrata Ciotti, che aveva cercato di dare un'altra possibilità di sviluppo a un'azione che era chiusa lì davanti. E ora c'è un 6 contro 5, Ciotti in ritardo, vediamo se Catania andrà a forzare o meno a provare una conclusione in 6 contro 5. Hanno portato il contropiede occupando bene la prima linea quelli della Nuoto Catania, poi la palla va a finire a Tringali, la sua conclusione, ancora la mano di De Robertis che va a deviare il pallone, il tiro di Banicevic, non di Tringali, e poi la mano di De Robertis a interrompere questa traiettoria. Faraglia, puoi andare avanti, gli dice Spione, resto indietro io, perché è rimasto Torrisi davanti alla porta di De Michelis. De Robertis che cerca un fallo che però gli arbitri non gli regalano per nulla. E hanno speso davvero tanto le due formazioni, Catania che cerca il massimo sforzo, 2.40, il tempo è impietoso per la squadra ospite. Qua attenzione, adesso qua commette un fallo un po' esagerato e va fuori Ciotti, regala una superiorità numerica a metà campo e c'è il gol immediato, lo segna Torrisi, 10-9, la partita è riaperta. È riaperta, qui un fallo scomposto di frustrazione da parte di Matteo Ciotti, che è andato un po' a fare a sportellate con Alessio Privitera, qualche anche colpo così. Adesso sale la tensione, diciamo, salgono gratuito, i colpi. Ma anche inutile, soprattutto in una parte della vasca dove non c'è nessuna pericolosità. A metà campo ha fatto questo fallo. E Torrisi ha messo la mano in faccia all'avversario e regala così il gol. Torrisi, sono 4, sì. Il poker per lui e soprattutto 2.24. Questa è ingenuità da meno parte di Roma. Meno di 150 secondi al cardiopalma per i tifosi di Roma e Catania. De Robertis a metà campo, provano a liberare una diagonale di passaggio sulla difesa chiusissima di Catania, quelli di Roma. Movimento di Calis, poi la palla va a Ciotti che va a cercarsi un angolo di tiro, tiro che è alto sulla traversa. Privitera prova a passare, ancora una volta fermato in qualche modo da Ciotti, poi Privitera allunga sulla destra,
lo scatto, se ne guarda Mendonde ovviamente Caruso nel servirlo, nel rischiare questo pallone che è fondamentale, preferisce darlo sicuro Russo che porta la palla per la rosa, lo scarico al centro per Torrisi su cui è arrivato l'ottimo aiuto esterno di Faraglia. Francesco Faraglia è andato ad aiutare De Robertis che era in marcatura, altrimenti De Robertis sarebbe stato costretto al fallo grave. E quindi recupera un pallone 1-25 alla fine del match. E tra un po' ci saranno i time out probabilmente dei due tecnici. Vediamo. Faraglia con il pallone, vediamo se va al tiro. 5 secondi, sì, può andare al tiro. Caruso controlla. E siamo a poco più di un minuto dalla fine del match. Roma avanti di uno. È pronto col ciclino del time out Beppe Dato. Sta vedendo se c'è uno sviluppo del gioco. La palla per la rosa. Hanno ancora 10 secondi di possesso palla quelli di Catania. Poi la palla sarà per Roma per altri 30. E quindi c'è ancora qualche secondo poi nel finale. Vediamo però. Tringali. La conclusione. Alta! Sulla traversa. E poi attenzione perché in ripartenza Privitera si fa pescare in sci nautico. E ancora su Ciotti proprio. I due per... si sono presi, chiaramente. Sì. E time out di Tafuro. Superiorità numerica. Uno pari, un'espulsione a testa per i due che hanno pensato soltanto a trovarsi, a imbeccarsi piuttosto che a giocare a pallanuoto. Sì, e se prima l'errore di Ciotti, perché l'ingenuità aveva garantito il gol del meno uno di Torrisi, adesso vediamo che cosa succederà. Siamo agli spiccioli finali di questo match, 46 secondi alla fine, superiorità numerica per Roma. Tafuro ha speso il suo time out, l'ultimo time out, darà indicazioni per la fase offensiva sì, ma anche per quei secondi che rimarranno poi alla fine dell'uomo in più. Certo, se Roma segnasse il gol manterrebbe sui il titoli di coda questa sfida. Catania si carica per la fase difensiva, vediamo la scelta per Generini, centrale difensivo, andiamo a vedere anche qua cosa sceglie Beppe Dato. Gli esterni sono Russo e Tringali, quelli che saltano fuori. La rosa è Catania ai lati del centrale difensivo. Roma con Ciotti, De Robertis, una palla pesantissima. Faraglia, Tartaro, sempre in posizione 1, di nuovo per Faraglia, c'è spazio per lui. Va a servire Ciotti che va al tiro al volo e trova il gol. E trova il gol che a 27 secondi e spiccioli, quasi 28, dà il doppio vantaggio a Roma. 11-9. Rimanendo bene sulla linea dei due metri e anche abbastanza defilato, sapeva che il pallone gli potesse appunto arrivare e lo fa e riesce a girare il braccio del difensore di La Rosa che non trova. Andiamo, non riesce a spingersi, a trovare l'angolo corto, tocca ma non trattiene anche Caruso ed è il gol della possibile vittoria. Vediamo, non chiama time out per giocare il tutto per tutto. Due gol da recuperare in 13 secondi. Roma difende questo pallone come fosse l'ultimo e poi può esultare. Con la palla esterna Ferrari vede un fallo grave al centro e quindi De Michelis è lui che vuole mandare i titoli di coda su questo match. Va un'altra parata clamorosa. Sì, un'altra parata al circoletto rosso, sa che è in vantaggio il russo davanti a lui, gli esce incontro, gli va a chiudere l'angolo di porta e soprattutto gli esce a due mani sulla la testa. Davvero una chiusura clamorosa, poi però subisce un gol di Torrisi dall'esterno. 11-10, 2 secondi e mezzo. Non finisce mai la partita di pallanuoto, è incredibile. 2 secondi e mezzo con Torrisi che batte direttamente dopo l'angolo dai due metri e va a trovare una diagonale, forse anche una leggera deviazione che inganna De Michelis. Però già gli applausi del pubblico Sì, di casa. C'è poco da fare. Vittoria. Vince Roma per 11-10, la seconda vittoria in campionato dopo quella del derby.
Roma che dunque aggancia proprio a Catania, quota 7 punti, accorcia molto la sua classifica. È una bella vittoria quella ottenuta dalla formazione di Roberto Tafuro. Guarda l'emozione anche in panchina. Beppe Dato è uno dei primi ad andare a stringere la mano cavallerescamente all'allenatore avversario che ha trovato questa bellissima vittoria. C'è una sorta di invasione di acqua, sono buttati in acqua tutti quelli della panchina. Dietro c'è la fase di riscaldamento del match da due che seguirà questa sfida. Fatto sta che Roma dunque ottiene questa pesantissima vittoria per 11-10. Era una vittoria, una partita chiave della stagione. Roma l'ha voluta assolutamente vincere e ce l'ha fatta con grande merito. E riesce anche poi a guadagnare tre punti preziosi che insieme ai quattro va a raggiungere la squadra etnea. Esatto. A 7 punti, eccolo qui il risultato finale, dove davvero ha saputo stringere i denti anche in quel parziale di 3-0 dove avanti di 2 era andata sotto di 1, poteva sciogliersi come neve al sole la giovane formazione di Tafuro, invece ha dato quello scatto ulteriore con un De Michelis sugli scudi. È calata forse anche un po' la Nuoto Catania nella terza e quarta frazione. Vediamo se abbiamo l'opportunità di catturare